La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo. Buongiorno a tutti, sono Luciano Zanchi, presidente nazionale di Assointrattenimento, sindacato aderente a Confindustria degli imprenditori del pubblico spettacolo. Dopo 59 giorni di continuo lavoro per far comprendere al governo le criticità del nostro settore contro nessuna risposta, non possiamo più starcene in un angolo ad aspettare chissà quali grazie dei signori che ci governano e che ci hanno fatto chiudere le nostre aziende. Sì, perché sono stati loro, il governo, che ci ha imposto la chiusura forzata delle nostre aziende. Ma di chi è la colpa? Del Servizio Sanitario Nazionale? Dei tagli alla sanità che il governo ha sempre fatto in questi ultimo decennio? Non lo so, ma sicuramente non è colpa delle nostre aziende, dei nostri locali. In ben 59 giorni, che sono quasi due mesi, il governo non ha adottato alcun adeguato provvedimento per la tutela del settore dell'intrattenimento e spettacolo. Settore che non si occupa di produzione di viti, bulloni, di produzioni manifatturiere, di vestiti, ma di servizi che coinvolgono direttamente il profilo interpersonale dei frequentatori e attengono alla cultura, allo spettacolo, alla socialità, all'aspetto ricreativo che costituisce quell'insieme di prospettive fondamentali per il benessere di ogni cittadino. Avevamo delle grandi aspettative riguardo agli aiuti governativi al nostro settore, promessi a gran voce in vari incontri politici ai quali io stesso ho partecipato. Ma quando i decreti legge sia di marzo che di aprile sono stati pubblicati, ci siamo resi conto subito di come lo Stato non ha assolutamente fatto nulla per noi, non ha compreso l'emergenza nella quale versano le nostre aziende. Oltre al governo, che nemmeno si prende in considerazione, ci si mettono ora anche i virologi e le trasmissioni televisive a deridere il nostro settore. Basta vedere cosa è successo alla trasmissione Piazza Pulita, nella quale la professoressa Viola, grande esperta virologa, alla domanda di un imprenditore del nostro settore che chiedeva lumi sulla riapertura delle discoteche, è scoppiata in una risata che poco lascia all'immaginazione. Guardatela. Anche le discoteche, perché noi abbiamo una fetta di turismo giovanile. Guardi, sulle discoteche, se mi staccate un attimo un primo piano della professoressa Viola mentre parliamo di discoteche in Romagna, credo che non ci sia neanche bisogno che parli. Ecco, lei guardi la professoressa Viola mentre fa questo scenario, no? Lei guardi sempre la Viola, così poi capisce. Ma questa professoressa comprende che nel mondo non esiste solo il suo lavoro? E magari dovrebbe andare in ospedale a farlo. Esiste anche un settore che si chiama intrattenimento, che vale 2 miliardi e 800 milioni, è composto da 3.000 aziende, 90.000 addetti e un indotto di altrettanti posti di lavoro, per un totale di circa 180.000. Persone che hanno una famiglia, persone che avevano un lavoro e oggi non capiscono cosa succederà nel futuro. Persone che fanno i disc jockey, gli addetti alla sicurezza, i parcheggiatori, i barman, i guardarobieri, gli addetti alle luci, i service, i grafici, i PR, le cassiere, gli addetti alle pulizie. E poi ci sono anche gli imprenditori che magari hanno investito qualche milione di euro per creare l'azienda e dare lavoro alle persone che si occupano di musica e di divertimento. Fossi in lei, professoressa Viola, proverei un profondo senso di vergogna. Grazie di avermi ascoltato e grazie per la diffusione che volete fare di questo video. La gente della notte fa lavori strani, certi nascono oggi e finiscono domani. Parigi, spacciatori, puttane, giornalai, poliziotti, travestiti, gente in cerca di guai, padroni di locali, spogliarelliste, camionisti, metronotte, ladri e giornalisti, tornai e pasticceri, fotomodelle, di notte le ragazze sembrano tutte belle, e a volte becchi una.